Buonasera, siamo nella città di Bisignano, nella sede dell'Istituto Comprensivo Gipucciano, dove si è svolta un grandiose master class di flauto e do il benvenuto al maestro Daniela Troiani, docente del Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio, e alla mia sinistra al grande maestro Davide Formisano. Sì, è un onore averlo qui. È la prima volta, almeno in questa zona della provincia di Cosenza. Sì, no? Sì, assolutamente. E quindi sì. È stato importante la sua presenza qui e il suo contributo per i ragazzi. Grazie. Ma sono io invece che ringrazio Francesco Guido, l'ideatore, il fondatore di questa bellissima associazione, e la professoressa Troiani per il gentilissimo invito. C'è tanto da fare ancora con i flautisti calabresi, ma il livello sta sempre salendo e c'è tantissimo entusiasmo. È veramente ammirevole quello che questi signori qui stanno facendo per la cultura, per i giovani, perché non dobbiamo scordarci che la cultura è vita e allunga la vita, e soprattutto per i giovani è sempre qualcosa di entusiasmante e che porta un arricchimento incredibile nella vita, anche di tutti i giorni. Bene, come ho sempre detto, ho sostenuto il lavoro di questa associazione, è un lavoro sinergico che non è fatto solo da me personalmente, ma da un gruppo di persone, docenti che purtroppo per vari impegni familiari e personali non sono qui. Grazie veramente di cuore per l'impegno e la passione che mettiamo verso questo strumento, verso i nostri ragazzi e verso la cultura in generale. Da qui a qualche settimana ci saranno nuovi progetti che sono in cantiere e verranno piano piano lanciati. Lanciati.